c'erano anche medici che hanno dato le procedure, i percorsi, il valore delle scelte. E noi abbiamo avuto anche la notizia che il governo riunirà di nuovo le regioni, speriamo che finalmente ci siano linee omogenee che ci permettono di applicare con serenità quegli strumenti che chiedono qualche sacrificio ai cittadini, ma non inutili. C'erano le ordinanze dei sindaci prima della sua, ma il governo, diciamo così, ha impugnato soltanto la sua. Lei se l'è chiesto perché? Ma ha impugnato solo la mia, non ha impugnato quelle di regioni che erano identiche come condizioni, addirittura con un'evoluzione migliore della mia. Penso al Friuli, che almeno stando alle notizie fino a quando l'ho avuto non ha avuto casi, mentre noi purtroppo ne abbiamo parecchi di segnalati. Per me è stato un comportamento, l'ho definito schizofrenico, nel senso che non ha avuto omogeneità. Il TAR addirittura ha dato ragione nella sospensiva, noi abbiamo insistito con una nuova ordinanza proprio rafforzata dal numero di casi che ci sono stati, che erano già presenti insomma nei giorni successivi. Ma spero tanto che ci sia questo salto di qualità, questo indirizzo omogeneo che serva a non creare allarme dall'altra, ma anche dare ai cittadini le risposte di sicurezza che ci chiedono. A Conte, al Premier, lei cosa può rispondere? Perché insomma il Premier l'ha accusata di non aver tenuto fede agli accordi durante quella videoconferenza. Io penso di essere l'unico politico al mondo che durante una conferenza in cui utilizza uno strumento che la legge prevedeva, sospende la conferenza, ascolta il Premier, dà credito. E perché le proposte erano le linee omogenee, queste non sono arrivate, ho ripreso la strada di prima. Il giorno che arriveranno saremo i primi ad applicarle. Come l'ha appresa lei insomma l'intervento del governo di Conte quando ha impugnato e l'ha portata adesso davanti al TAR? Cioè, aprire conflitti istituzionali così forti in un momento così delicato, oltretutto anche strani, perché nei confronti di una regione sì e delle altre no, secondo me non aiuta sicuramente, ha creato tanta confusione. Ma io sono per che i problemi vengano superati, ma preferisco dire è stato un momento sbagliato, troviamo una soluzione nuova, piuttosto che fermarci al conflitto che non aiuta nessuno. L'ha sentito Conte in queste ore? No, l'ho sentito allora, poi ho sentito ieri un paio di ministri, hanno mantenuto questa posizione particolare nei confronti dei nostri. Oggi c'è questo messaggio, spero che non sia come l'altra volta, ma che questa volta produca gli effetti che tutti ci attendiamo, perché veramente c'è bisogno di una indicazione solida che permetta, laddove c'è bisogno, di prendere misure giuste, laddove non ci fosse necessità, misure più leggere. E il dato ufficiale qual è per le Marche? A ieri erano 6 contagiati, ma sono numerosi quelli sotto osservazione con una buona probabilità di. E le misure di contenimento sicuramente hanno aiutato, trattando uno di questi è un ragazzo che frequenta un liceo scientifico, il fatto che le scuole siano state chiuse per l'ordinanza della regione sicuramente è stato un quindi bene. 6 casi nella provincia di Pesaro. 6 casi nella provincia di Pesaro. Senta, lei vedo che non molla comunque il flaconcino della mochina. Perché stringo tante mani, quindi frequentemente me le ridisinfetto, non vorrei essere io veicolo di diffusione del coronavirus. Aspetta, ma dove sei approvvigionato? Questa mi sono approvvigionato con la mia segretaria che ne ha comprato un tot e poi l'ha distribuita a tutti nell'ufficio. La ringrazio. Prego. Domanda.